Oggi andremo a fare una nuovissima challenge, ovvero staremo in un mondo tutto rosa su Adopt Me per 24 ore. Ok, siamo qui su Adopt Me e come ho già detto prima, oggi faremo una nuovissima challenge e non sono da solo perché sono con mia sorella. Mia sorella ancora qua non c'è, aspettate che la faccio vedere. Vabbè, tu saluta, tanto loro ti sentono. Ciao. E allora adesso se la recupero qua da qualche parte, non so neanche dov'è. Vabbè, siamo in un server privato, quindi ci siamo solamente noi due. Non è che faccio molta mia. Fatica. Sì, vengo a casa tua. Eccola qua, ecco mia sorella. Allora, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche. Giù in descrizione, come al solito, vi ricordo che potete trovare un sacco di link utili come link per gli abbonamenti al canale, il link al mio server privato e il link al mio gruppo Roblox. Nel gruppo Roblox trovate anche il merch, quindi mi raccomando, se volete far parte dell'SFP da squadra, andate a cliccare il link giù in descrizione. Vabbè, ho disequipaggiato un attimo il Bad Dragon perché poi puzza, poi fa cose e cose strane, ma direi di cominciare la challenge. Come ho già detto prima, oggi facciamo una challenge dei colori e sì, ragazzi, porto di nuovo il rosa. Usciamo un attimo di casa, vieni con me, seguimi. Ho qui una specie di scaletta, perché in realtà non ho mai fatto... Oh, dov'è mia sorella? Non ti vedo più. È la prima challenge del genere che faccio, cioè non è una trade challenge, quindi non faremo scambi in questo video, ma faremo insomma delle piccole sfide, delle piccole cose. Dobbiamo vivere in un mondo tutto rosa, quindi praticamente dobbiamo avere la casa rosa, i pet rosa, tutto quanto rosa. Chi ha il mondo più rosa vince. Io volevo cominciare dalla casa. Va o bene. Vuoi cominciare dall'outfit? Però aspetta, dimmi tu. Ok, possiamo fare l'outfit, però aspetta un attimo, cioè se partiamo dall'outfit possiamo usare solamente i vestiti che ci sono nel catalogo qui, che fanno, non dico schifo, però comunque sono un po' bruttini. Però possiamo usare solo quei vestiti lì, cioè non vale uscire tipo dal gioco e cambiarsi, tipo la mia maglia non vale, ecco. Dobbiamo per forza prendere robe del catalogo. Abbiamo 3 minuti a partire da ora. Vado. Oh mio Dio, è pochissimo tempo, 3 minuti. Io direi che la faccia me la tengo, perché comunque è rosa. Ma dai, ma perché sono tutto così? Se poi schiaccio ragazzi, tanto mi dà sempre le cose da ragazza. Aspettate, ok. Forse abbiamo trovato il vincitore. Ok, questo qua direi che non è assolutamente male. Io giustamente non posso vedere mia sorella, perché cioè se guardo mia sorella non ha senso. No, no, sono praticamente nudo. A te come sta andando? A me abbastanza bene. Sono tutte gonne. Forse questi. No, stanno malissimo. Aiuto, stanno malissimo. È finito? Cioè, è finito il catalogo. Non ci voglio neanche credere. Vabbè, sentite che c'è. Sono orribili, ma scelgo questi. Adesso devo vedere. Sì, ciao, i capelli. Se mi metto a cercare io i capelli, secondo me... ho fatto. Come hai fatto? Sì, oddio, ho fatto. Aiuto. Sì, vabbè, il capello che mi sta malissimo. Oh, non ci voglio credere. No, dai, non mi posso mettere la gonna. Cioè, non so veramente cosa mettere. Ok, questo. O questo. Forse mi dà la ciambella. Vorrei solo cambiare il cappello in realtà, che tanto secondo me non ce la faccio mai più, perché se scade il tempo ci scommetto. Schiamo pink. Niente, esaurito il tempo. Adesso vediamo chi ha fatto l'outfit migliore. Fatemelo sapere anche voi nei commenti quale secondo voi. Vabbè, ovviamente secondo me ha vinto lei. Cioè in realtà siamo rose entrambi, ma io ho ancora del nero e non sono riuscita a cambiare quelle cose. Direi che poi il cappello è orribile. Posso levare il cappello? È veramente orribile. Direi che ha vinto mia sorella. L'ha fatto molto molto meglio. Punto a mia sorella, pensavo di essere più avvantaggiato, no? Siccome il rosa è uno dei miei colori preferiti, ho tante robe rose, invece no. Quindi vado a togliermi solo il cappello perché è orribile. E poi direi di passare alla prossima sfida. Sfida numero 2, dobbiamo fare la nostra casa. Quindi adesso noi andiamo nelle nostre case. Abbiamo sì, però visto che la casa c'è, io devo avere i soldi, ho 90 soldi. 3, 2, 1, via. 3 minuti a partire da ora per fare la casa più rosa possibile. Inizio dalle pareti perché secondo me non è una brutta mossa. Tu se vuoi parla comunque. Mi devo concentrare. Vabbè, come vuoi. Ok, lei non parla perché si deve concentrare, va bene così. Io nel mentre ce la metto tutta per farla più rosa possibile. Sto veramente, non so se è una mossa intelligente quella che sto facendo, perché se vado a cambiare ogni cosina piccolina, cioè secondo me ci metto 10 anni. Quindi non so se sto facendo una cosa furba o una cosa scema. Voglio vincere questa sfida, perché quella di prima già l'ho persa, quindi vorrei vincere almeno questa. Sicuramente la vinci tu, perché tu sei già avvantaggiato. Ma io no, non lo so, magari li vinci tu, io non lo so, perché in realtà 3 minuti sono pochi. La casa sì, devo dire che sono un po' avvantaggiato con la casa. Però nì, perché comunque la casa che ho io non è così semplice da modificare rosa, perché c'è tanta roba che ho costruito io. Quindi insomma, siccome c'è tanta roba che ho fatto proprio io, non oggetti, proprio l'ho fatta io con i brick, con le cose, è un po' difficilina da fare. Ok, direi che è abbastanza rosa. È abbastanza rosa, ma io vorrei fare pure questa zona rosa. Sì, però Adopt Me collabora, che poi ogni volta clicco le cose poi vado da un'altra parte. Allora, facciamo anche questo. In realtà, se riesco, cioè, se ancora non è finito il tempo, è venuta un'idea.
per farlo ancora più rosa. No! È finito il tempo. Basta. E vabbè, niente, volevo fare una cosa ma non ci sono riuscito. Comunque, vuoi vedere prima la mia o andiamo prima nella tua? Vengo io da te, dai. Vuoi venire nella mia? Ok. Così mi deprimo. Devo fare il pavimento. Ma no, ma secondo me è che la tua è venuta bene. Cioè, non è che la mia era già carina, quindi ho fatto quello che potevo. Però devo fare ancora il pavimento rosa. Anch'io, la mia era tutta bianca. Se vuoi farti un giro, ho fatto pure la cucina, l'ho fatta più rosa possibile. Cioè, non è tutta rosa rosa, però comunque ho fatto quello che potevo perché poi è scaduto il tempo. Devo fare il pavimento rosa. Devo fare il pavimento rosa, però non mi piaceva perché era proprio troppo rosa. Quindi anch'io ho detto no. Però siccome ho messo questa carta da parati con gli unicorni, ho detto magari il pavimento rosa ci sta meglio, perché prima era tutto rosa, piatto e il muro, e quindi avevo fatto anche il pavimento rosa, era orribile, quindi ho detto boh. Sarebbe lo stesso bene, perché è non è tipo un rosa proprio chiaro chiaro come quello che abbiamo noi nei vestiti, è proprio quello scuro, cioè lo so. E quindi lo so, purtroppo qua non si può modificare molto. Sì. Qua hai dimenticato la parete. E no, lì proprio non sono entrato, non ce l'ho fatta proprio. Vabbè. Non ce l'ho fatta a farlo lì dentro. Vabbè, però dai, non è venuta male, diciamo, no? Allora, tra l'altro su qua mi si è buggato a me, vabbè. Vabbè. Ok, allora andiamo a vedere quella di mia sorella adesso. Io mi teletrasporto, ti seguo, vabbè ti seguo, va, ti seguo e senza teletrasportarmi. Che stai facendo? Ma non lo so, da parte da... Allora, è vuota. Ok. Non avevo... Vabbè, è vuota, però l'hai fatta rosa. L'hai fatta rosa. Io te l'avevo detto di scegliere una casetta piccolina, cute, perché in poco tempo così altre... difficile da arredare. Non ne ho altra. Ho questa e quella normale, tipo... La tiny home, quella che quando che inizi il gioco, sì, quella piccolina. Solamente che... quella che avevo io. Era un casino. Quella che avevo io era quella lì. Ma la lì, mia dovevo proprio rifarla tutta. Quindi fa niente, fa niente. Va bene anche così. Ma non l'hai fatta male. Cioè, rosa è rosa. Devo dire che la mia, secondo me, è un po' più rosa la mia. Sì, e la sua è molto più rosa. A parte più carina, però la mia è più rosa. Cioè, lascia perdere, carino o non carino. Non stiamo votando la casa più bella. Ve lo dico anche a voi che state guardando. Cioè, non stiamo votando casa più bella, casa più brutta. Stiamo solamente votando la casa più rosa. E secondo me sono riuscito a fare più cose rosa. Sì. Per assurdo, perché pensavo di non riuscirci, perché avevo tante robe che ho fatto io. Per le case sei già più bravo. Però sì, in confronto a me. Vabbè, ma sì, ma non era per quello. Cioè, io ho preso la casa più piccolina, è l'unica che ho così piccolina, carina. Le altre sono tutte più grandi e sono anche arredate male. Però vabbè, direi che sto giro il punto è mio. Quindi siamo 1-1, siamo pari. Seguimi, ok? Ti porto in un posto che secondo me forse ci sei già stata, non lo so. Allora, intanto vado a prendere un veicolo, ma purtroppo mi sa che non ho un veicolo grande rosa. E volevo portarti con un veicolo rosa, ma mi sa che no, verde. Ah, se forse e non mi sa rosa. Che l'ho scambiata. Ok, tu hai pattini rosa, io purtroppo ho la bici. Tu seguimi, ti porto in un posto che forse ci sei stata, forse no, perché purtroppo mia sorella, magari voi non lo sapete, ma non gioca tantissimo ad Adottami, cioè lei è più team Brookhaven. Allora, ecco qua, siamo già arrivati vicinissimo, ma sì, salone. Certo, qua. Ci sei già stata. So, la prossima challenge abbiamo 3 minuti. Vabbè. 3 minuti, però non ci possiamo guardare. Quindi io però vado di là, perché secondo me è carino che non ci vediamo. Perché magari poi magari uno prende spunto. Anche se non credo che faremo lo stesso pet. Però vabbè. Allora, io adesso scelgo. Prendo questo perché voi direte: vabbè, vinci facile. Ma non l'ho preso per quello. L'ho preso perché più prendete un pet, consiglio, se volete fare un pet colorato carino, più prendete un pet con tanti dettagli, tipo lui ha tanti dettagli, e più secondo me viene bene. Ok, quindi adesso io vado, perché sennò qua già mi sono mangiato un minuto. Però secondo me lui, guardate quanti dettagli ha, vedete? La prima parte, ne ha tipo 3-4 parti. Quindi secondo me viene molto molto bene. Questo qua è il mio consiglio se volete fare dei pet colorati carini. Prendete dei pet tipo non il pinchetto o l'unicorno, perché appena mettete la prima bomboletta è tutto rosa. E quindi secondo me, non è così divertente da colorare. Ho sbagliato, quindi lo devo ricolorare. Più, cioè, nel senso, più passate fai e più ti colora altre parti. Poi dipende dal pet, però. Sì, sì, però dico, posso aggiungere. È quello che stavo spiegando tipo, prima. Tipo, che ne so, degli occhiali, queste cose qua. Ah, sì, sì, certo. Se vuoi vestirlo, anche sì, certo. Se vuoi farlo anche con i petwear, con cose rosa, lo puoi fare. Tipo, adesso io lo vado a fare pure io, se ho tempo. Non lo so se ho tempo. Spero di riuscirci. Però non ci avevo pensato, ho avuto una bella idea. Degli occhiali, purtroppo non li ho rosa gli occhiali, quindi non li posso mettere. Ma ho le scarpette rosa. Allora, io ho finito. Devo dire che io ho finito. Il timer adesso mancano 5 secondi. Però, vabbè, se abbiamo finito entrambi, a posto. Io te l'ho detto, questa guerra è più semplice da fare come challenge.
Sei pronta? Arrivo. Che bello. Ma che bella, è bellissima la kitsune. Ma no, l'hai fatta benissimo. La tua era neon, scusami, sei riuscita a fare pure le parti neon. Sì. Eh beh, il mio, vedi, il mio non si può fare la parte neon. Però è bello lo stesso. Perché è la parte... Ah no, perché la tua... il tuo è il mio è mega, giusto, è vero, mi sono dimenticato. Il mio è mega e quindi non si possono colorare. Cioè le parti mega non si possono colorare, mentre i neon sì. Stavo dicendo, allora, secondo me, cioè lei l'ha fatto più rosa. Secondo me ci sta meglio, perché il mio purtroppo è mega e io non ci ho pensato a questo. Però i mega non li puoi proprio fare tutti rosa. Cioè ok che tu vedi il Bad Dragon e fai che figo, è più figo il Bad Dragon. Ok, perché il Bad Dragon è bello. Però colore parlando, secondo me, siccome ha fatto anche le parti neon, lei rosa, secondo me gli è uscito meglio il suo. Quindi io forse il punto io lo darei a te invece. Cioè gli accessori comunque sono molto rosa, si abbinano bene, è bello il tuo a prescindere, quindi secondo me è il tuo. Facciamo un punto a testa, quindi siamo sempre pari, siamo 2-2, ok? Perché secondo me l'hai fatto bene, cioè io dovrei dare il punto a te. Lo so che tu vuoi darlo a me perché ti piace il Bad Dragon, però secondo me siamo 2-2. Ma adesso manca l'ultima challenge, che secondo me è la più divertente di tutte. Dobbiamo fare un round a nascondino su Adopt Me. Però aspetta, dobbiamo nasconderci ovviamente dove? In un posto rosa, okay? Ok? Lo so che tu non lo conosci tanti posti di Adopt Me, ma ci sono dei posti rosa su Adopt Me e quindi ci possiamo nascondere. Mm-hmm. Inizi tu a nasconderti e io conto 2 minuti, cioè poi conto, in realtà metto tipo un timer. A few moments later. Io parto un po' avvantaggiato perché so quali sono i posti rosa, però... Cioè, mai dire mai. Allora, non vale il teletrasporto, quindi non mi teletrasporto in nessuna zona, posso solo volare col pet. Però ci sono un paio di zone rosa, quindi adesso vado a vedere se le trovo. Ripeto, non vale teletrasportarsi, quindi anche dopo tu non fare teletrasporti, cose strane. Allora, vediamo. Ok, non mi sembra qua. Rosa, c'è il negozio dei passeggini. E dai, ti ho già trovato, ti ho trovato. E per adesso devo trovare dov'è. Come mi hai trovato? Sì, ti ho trovato. Ti ho trovato, sei qua. No. Non ti avrei mai trovato se hai il puntino. Però c'hai tipo un puntino sulla testa, quindi ti ho visto. Però devo dire che se ti, cioè, ti eri messa lì, non ti avrei mai visto se non avevi il nome. Perché per il nome purtroppo devi tipo scrivere, devi fare sul PC. Ma ora per non avere il nome. O devi fare copia e incolla. Sì, adesso lo vedo. E prima c'era tipo un puntino. Vedi che io non ce l'ho il nome. Quindi se mi nascondo tu non mi vedi. Ok, allora eri vantaggiato per quello. Vabbè, un punto a me. Vediamo se adesso lei mi trova. Ok. Mi sa che ho trovato il posto perfetto, Devo solamente vedere proprio dove mettermi, però ci sono. Okay. Puoi venirmi a cercare, ok? Io adesso metto il timer a 3 minuti, ma puoi venirmi a cercare. Ti do solamente un indizio, perché siccome non giochi molto da Adopt Me, io ti do un indizio. Ma quello che ti posso dire è che sono in un negozio. Ok. Tu mi puoi cercare, io nel mentre faccio delle cose, ma rimango fermo, Cioè, sono lì. Se sono zitto, perché sto facendo una cosa e non riesco. Mamma mia, quanto sono brutto. Cioè, volevo fare una cosa, ma veramente, cioè, proprio da nabbo. No, non ci credo. Oh, ragazzi, mancava 30. Sono orribile. Ma perché ho detto, mi faccio pinguino. Cioè, veramente manca 20 secondi. Cioè, non so se vedete, 20 secondi e praticamente vincevo. Ma, raga, siccome prima io l'ho trovata e lei mi ha trovato, comunque mi sono messo in un posto difficile, secondo me. Volevo farmi pinguino, capito? Detto così, se mi vede passeggiare, sembra un pinguino. In realtà sono orribile, quindi non mi si può vedere. Sai cosa sarebbe stato forte, secondo me? Avrei potuto, tipo, equipaggiare il pinguino, ok? Lo cavalcavo con la tombstone e tu non mi vedevi. Perché se ci fai caso, aspetta. Dov'è qua? Ride. Ecco, se io mi metto così con la Thompson, tu non mi vedi, sembra un pinguino, tipo, e vado avanti così. Però purtroppo non ho la Thompson, giuro che appena posso la riprendo, perché l'ho scambiata all'epoca per mesi fa per avere il Bad Dragon. Quindi, insomma, diciamo che è finita la challenge, ma sì. Pareggio. Perché io sono orribile messo qua, e adesso veramente mi cambio un secondo. Non ho più l'outfit di prima perché mi sono tolto tutto, quindi mi metto questo qua. Nessuno di noi ha vinto, cioè siamo pari, 3-3. Niente, raga, vedremo prossima challenge chi vince e chi non vince. Fatemi sapere sotto nei commenti quale colore volete vedere la prossima volta. Rosso, giallo, viola, qualsiasi colore, commentatelo sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao.